Queste belle bottiglie, elegantissime, però il contenuto, cosa c'è dentro? Il contenuto c'è, come dicevamo prima, il distillato da miele, che è un prodotto tipico degli Iblei. Nel nostro caso abbiamo fatto il miele, il distillato con il miele di timo, che è il miele, la cultivar, diciamo la flora presente nel territorio. E poi appunto, visto che dietro questo prodotto c'è anche una storia, c'è la storia delle tesmoforie di Demetra. Questo paese è le tesmoforie di Demetra, perché abbiamo il Tempio dei Santoni, in cui all'interno ci sono proprio dei ritrovamenti archeologici che parlano esattamente del rito delle tesmoforie, quello come si svolgevano i 3 giorni, Anodos, salita al Tempio, Nesteria, i giorni della sofferenza di Demetra, e infine le Calligenie, che era il giorno della festa. Il sito dei Santoni di Palazzo Lacrete rappresenta il giorno della festa delle tesmoforie. E durante le tesmoforie, visto che le donne, diciamo, testimoniavano la sofferenza di Demetra, bisognava alleggerire questa sofferenza con un leggero inebriante, che era appunto l'idromiele di Demetra. Ed è qua, e noi lo stiamo mettendo in produzione anche per dare testimonianza alla nostra storia e alla nostra tradizione. Questo qua. Lei lo può provare in questo momento. Ah, mi sento rinascere, Dino, che bello! Me lo bevo tutto, lo dai. Ah, l'assessore Bandiera, se cortesemente ci puoi omaggiare, di assaggiare al nostro assessore, veramente. Io guardo, mi sono fatto un giro che ho gustato tutte le pietanze favolose. Meno male che è in salita, così man mano uno. Però, anche se il bilancio è sempre inattivo sulle calorie. Edi, bevendo questo bicchierino, mi sento proprio rilassato. Guarda, assaggio. Assolutamente, intanto complimenti a questa azienda che so da un paio d'anni, vero, siete sul mercato con questa distillazione, quindi riprendendo la nostra antica e bella tradizione importante. Cos'è? Miele di ape sicula, mi raccomando. Sì. Da poco, fra l'altro, abbiamo fatto un decreto proprio a tutela dell'ape sicula per tutta una serie di motivi di carattere ambientale, e quindi sindaco, allora, alla bella palazzo. Un applauso a questi due personaggi. Mi pare che dalla faccia lei non è palazzolese. No, no. Ma mi vuole dire di dove proviene? Dal Texas. E sì. Come, parla italiano oppure no? Parla bene italiano? Abbastanza. Ecco, io vorrei sapere da lei un giudizio su queste belle iniziative che ha fatto il comune di Palazzolo, i vicoli dei sapori. Mi sembra bellissimo. Ancora non sappiamo, che non abbiamo assaggiato, ma io so che si mangia bene qua a Palazzolo. Ecco. Ascolti un attimo. È venuto di sua spontanea volontà oppure è stato invitato da qualche amico? Da lui. E perché l'ha invitato? È perché lui è uno dei miei migliori amici, sapevo che c'era anche per cambiare aria, c'è un po' di... qui c'è il fresco, si cambia aria, si vede gente nuova e si assaggiano cose buone, semplici. Eccoci qua in un altro stand, Cantina Marilena, dove c'è, abbiamo saputo, una brava enologa. Bravissima, bravissima, così ci hanno detto. E allora, che poi ci fa assaggiare un po' di vino. Allora, abbiamo con noi un traduttore, perché noi veramente come lingua siamo un po' scarsini, sappiamo parlare solo il siciliano e un po' di italiano. Ecco. Allora, quello che voglio chiedere all'amico Dino, innanzitutto da dove proviene? Americano, però you've been in Australia as well. Years ago, yes. Lived in Australia and now live in Texas. Ha passato tanti anni americano, ma ha passato tanti anni della sua adolescenza in Australia, adesso vive in Texas. Perché si trova qua questa sera a Palazzolo? In vacanza. Perché sei stato, l'hai invitato tu oppure no? Sì, un gruppo di amici, sono in vacanza e hanno deciso di passare la serata qui. Abbiamo pensato fosse una buona idea venire a visitare questo bel evento. Cosa gli piace di Palazzolo? What do you like so far of the town of Palazzolo? What have you seen so far? Oh, just a beautiful town, and the light as we walked in was just gorgeous. The light coming off the cathedral here, and I've not seen anything quite like it.
Una bellissima cittadina che gli praticamente gli è piaciuto subito, la luce stupenda mentre si camminava dalla cattedrale verso qua, è bellissimo, non ha mai visto nulla di simile ancora. Gli piace il vino? Do you like wine? Love wine. Yes. Che vino è questo? Allora, questo è un assemblaggio di Nero d'Avola e Merlot. E Merlot, benissimo. Nero d'Avola and Merlot. It's a blend. Okay. Blend of Nero d'Avola and Merlot together. Facciamo un cincin per Palazzolo. Fate un cincin voi perché io non posso bere, altrimenti mi ubriaco. Cheers. Salute a Palazzolo. Dillo. To Palazzolo. Cheers. Lo sai, dopo tutto quello che abbiamo mangiato ci vuole un bel bicchiere di vino? Ma mi pare che abbiamo azzeccato il posto giusto. Che casa vinicola è questa qua? Catalano viticoltori. Ma che vi producete e imbottigliatori? Noi siamo viticoltori, produttori e imbottigliatori. Bravo. Di vino nella zona di Vittoria Gela. Produciamo frappato, grillo, cerosolo di Vittoria e un vino dolce moscato passito. Perché una volta un amico di Stefano ci disse che chi produce il vino e non lo imbottiglia dice non è originale, è vero? Certo, certo. Vabbè. Assolutamente. Qui abbiamo trovato la persona giusta. Lo assaggiamo? Le faccio assaggiare un bel rosso. Frappato. Sì. Ti piace il rosso? Il rosso, sì, vado matta per il rosso. Eccoci qua in un altro posto meraviglioso, ravioloni fa? Ravioloni con stracciatella, tartufo di Palazzolo con un pesto di erbette eblee, quindi salvia, finocchietto, prezzemolo, basilico e su una grattugiata di tartufo sempre di Palazzolo. Le persone che non sono potute venire questa sera a gustare questi meravigliosi, dove possono venirvi a trovare? Nel nostro ristorante 700, siamo in via Orologio a Palazzolo a Crede e vi aspettiamo sia con questo che con tanti altri piatti. Sì. Ascolta, posso assaggiarne, certo, qualcuno per capire? Ci mancherebbe. Aspetta, questo, quindi ravioloni diciamo? Tutto intero, sì. Così? No. Complimenti. Superata il test. Lei mi pare che mi ha detto il sindaco che è stato compagno di scuola del sindaco. Lui ha preso la scia della banca e anche facendo il sindaco, invece di lei ci hanno detto che è una bella quotazione alla Fiat, quotazione come lavoro diciamo, non come soldi. Ho fatto un'altra scelta, ho studiato al Politecnico, sono entrato in Fiat, lavoro in Fiat. In Fiat è qua a Siret? Sono a Torino, direttore Fiat a Torino, sì. Cosa ne pensa? Lei viene spesso a Palazzolo perché c'ha anche le tasse a Palazzolo anche, quindi sono molto legato. Avrà casa a Palazzolo. Ho casa a Palazzolo. Come altrettanto sperando un giorno di averla pure noi, perché ho un posto. Passo, diciamo, la mia estate, parte della mia estate qua e qualche volta durante l'anno nelle ricorrenze particolari, la festa di San Paolo di cui sono devoto, quella di San Sebastiano e le altre. Ecco, noi abbiamo fatto ultimamente una diretta di San Paolo e abbiamo visto circa 20.000 visualizzazioni perché la gente ci ha seguito in tutto il mondo, una festa meravigliosa. Penso che faremo anche quella di San Sebastiano. Certo, Come l'ha trovato lei che abita a Torino e viene saltuariamente a Palazzolo? Trasformato, perché ne parlano tutti bene di questo Palazzolo. Io devo essere onesto, quando Salvo è diventato sindaco gli ho detto che la cosa importante era continuare e fare quello che gli altri non erano riusciti a fare, cioè nel senso di sempre mantenere quello che era buono e fare di più per quello che manca. Palazzolo è uno dei paesi più carini e eleganti di tutta la provincia, pulito, ordinato e quindi diciamo ha sempre un appeal bello per il suo patrimonio storico, culturale e quindi un buon governo, comunque un'attenzione al governo, alle persone, a tutte le cose importanti. Quindi grazie. Io invito tutti ad andare avanti per il paese così. Grazie per questa sua bellissima testimonianza. Grazie.
Ecco qua, questa è la pietanza che io nella mia vita preferisco come arte culinaria. Mia mamma me ne faceva a tinchite, come dice Buffa, però la cosa che mi piace, io sono un polpettaio ad hoc. Mi dici come prepari questa polpetta che poi l'assaggerò, perché è per forza, è di routine che devo assaggiare. Questa è una polpetta che viene impastata con della carne di manzo, viene messo del pomodoro, pepe nero, formaggio, della mollica, prezzemolo, insomma la classica polpetta che poi viene fatta fritta in padella, ecco. È vero che la polpetta si deve mangiare calda oppure no? Certo, la polpetta si deve mangiare calda. Va bene, allora io per testimoniare questo fatto qua voglio far vedere a questa, vieni qua, assaggia questa polpetta qua per vedere, siamo in diretta, questa bambina per vedere la polpetta che gusta, assaggiala, tieni, dici, devi dire come ti sembra. Buona. Buonissima, visto? Complimenti veramente, è buonissima, grazie. Trovo molto mio agio in questa postazione del tutto femminile, la pasticceria Infantino questa sera propone un buonissimo gelato alla ricotta, cannolo di ricotta esattamente, è una ricotta mista di vaccina e di pecora con un croccante di cannolo sopra. Quindi non ci rimane altro che assaggiarlo, Buffa già lo sta facendo. Ah, che dà da mangiare al sindaco? Aspettate che mi avvicino. Allora, responso? Buonissimo, buonissimo. Ma loro sono bravissimi. Loro è un antico bar, pasticceria, gelateria di Palazzolo Infantino e fanno delle prelibatezze. A Palazzolo non ci facciamo mancare niente. Noi abbiamo Infantino, Capris, Corsino, quindi abbiamo, queste sono le pasticcerie e gelaterie principali, poi ne sono sorte anche delle altre, ma loro hanno un'antica tradizione e quindi fanno dei prodotti veramente artigianali con prodotti selezionati e anche locali. Quindi... Allora, sindaco, noi abbiamo fatto un giro fra questi vicoli bellissimi, davvero Palazzolo merita a essere elencato fra i borghi più belli d'Italia. Ma questa sera abbiamo anche gustato delle pietanze eccezionali che richiamano un po' la tradizione di questo posto. Sì, sono le nostre tradizioni tramandate tra l'altro. Lei deve sapere che qui c'erano le neviere, quindi quando nevicava, questo è il gelato, la granita, non è che viene dai frigoriferi. Il frigorifero nasce nel 1900, ma prima del 1900, qua quando nevicava c'erano le neviere e la neve veniva conservata per l'estate, quindi in estate si aveva il ghiaccio e si potevano fare i gelati e le granite, ma le tradizioni di queste prelibatezze vengono dai conventi delle monache o dei monaci e queste ricette che sono state riprese adesso, ma non si sono mai fermate, quindi qua si parte dal 1500 e si arriva ad oggi. Ma a Palazzolo abbiamo avuto sempre il ghiaccio e la neve, c'erano il commercio del ghiaccio e il commercio della neve, quindi noi portavamo a Siracusa per avere il vino fresco, per avere le granite, quindi è una tradizione che continua. Quindi questa è stata anche un'ulteriore occasione per avere delle briciole di quello che è la vostra storia, grazie sempre. È la storia della bellezza della Sicilia. Come c'era a Palazzolo, c'era nei paesi etnei con l'Etna, che era a Buccheri c'erano pure le neviere, c'erano grandi esportatori di neve, quindi il gelato per ultimare in Sicilia non è mancato mai, grazie a noi. Specialmente. Grazie a noi. Grazie.